Il restauro è iniziato da poco, diciamo, le prime fasi sono state soprattutto di ricerca e studio relativi ai restauri precedenti, perché ci sono state tutta una serie di interventi nel corso dei secoli che documentano proprio l'importanza di questo documento. E abbiamo rintracciato per esempio tutti i restauri realizzati nell'arco dell'Ottocento e del Novecento. E sono state poi fatte tutta una serie di analisi per studiare i materiali di cui è fatto questo fregio. Perché la cosa interessantissima è che qui hanno lavorato diversi artisti e due botteghe diverse, perché ha lavorato sia Giovanni Della Robbia che Benedetto Buglioni e Santi Buglioni. Quindi ci interessa anche conoscere, le metodologie, le tecniche utilizzate, che sono tra l'altro molto, molto differenti. La bottega di Buglioni da quella di Della Robbia utilizzava tecniche diverse. E in più qui c'è anche un altro aspetto, cioè l'ultima scena del fregio, che è quella appunto a dare da bere agli assetati, fu realizzata successivamente da questo artista pistoiesi Paladini, che fino a poco tempo era poco conosciuto, in un momento in cui la tecnica era, diciamo, meno nota, tanto che lui, diciamo, utilizza una tecnica poco efficace, ed è anche la parte, la scena del fregio più rovinata, su cui dovremmo affrontare i maggiori problemi. Per il momento abbiamo iniziato la pulitura, cioè abbiamo tolto tutte le polveri, i segni dell'inquinamento, le superficiali, fino a circa metà del fregio. Quindi qui si può vedere ancora, diciamo, la situazione prima e dopo la pulitura. E quelle scene già pulite consentono di vedere tutta una serie di dettagli molto belli che prima lo sporco nascondeva. Per esempio, si vede come Santi Buglioni era bravissimo a realizzare i ritratti, ci sono dei ritratti bellissimi. Era meno abile, però, per esempio, rispetto a Della Robbia, a fare la vetrina. Quindi alle sue vetrine, cioè degli abiti, tutti gli elementi che compongono le scene. Ci sono spesso dei difetti di cottura, difetti della cottura della vetrina, quindi che adesso si vedono bene proprio dopo questa prima pulitura. Però appunto poi l'intervento deve continuare ancora, dovremo fare altre analisi, dovremo prendere anche delle decisioni, delle scelte, se eliminare delle parti di restauri precedenti, e quindi questo condizionerà molto anche i tempi futuri del restauro. In questo momento stanno lavorando tre restauratori, con appunto la supervisione di un restauratore dell'opificio, appunto uscito dalla scuola dell'opificio delle pietre dure, e con un continuo contatto quindi con l'Università di Urbino, proprio per lo studio dei materiali in cui sono stati realizzati, quindi con tecniche anche molto moderne, appunto, e non invasive per prendere i campioni dal fregio stesso. Prego.